Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Madoparoc SPA, ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'è Madopar? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Madopar durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Madopar? Madopar è un farmaco a base del principio attivo levodopa più benserazide, appartenente alla categoria degli antiparkinson dopaminergici e nello specifico DOPA e suoi derivati. È commercializzato in Italia dall'azienda Roc SPA. Madopar può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Madopar 100 mg più 25 mg 30 capsule rigide, Madopar 100 mg più 25 mg 30 capsule rigide a rilascio prolungato, Madopar 100 mg più 25 mg 30 compresse dispersibili, Madopar 200 mg più 50 mg 50 compresse divisibili. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Roc SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: A. Principio attivo: levodopa più benserazide, gruppo terapeutico: antiparkinson dopaminergici, forma farmaceutica: capsula. Indicazioni: morbo di Parkinson, parkinsonismo sintomatico, post-encefalitico, arteriosclerotico, tossico, escluso quello di origine medicamentosa. Madopar 100 mg più 25 mg compresse dispersibili è particolarmente adatto a quei pazienti con disfagia, difficoltà a deglutire, o che necessitino di una formulazione con un più rapido inizio d'azione, per esempio pazienti che soffrono di acinesia al mattino presto o al pomeriggio, o che manifestino i fenomeni di risposta ritardata o di deterioramento di fine dose. Madopar 100 mg più 25 mg capsule rigide a rilascio prolungato trova indicazione in tutti quei pazienti che presentino un andamento oscillante nella risposta alla terapia con levodopa, specialmente quando tale andamento risulti legato a variazioni dei livelli plasmatici, ad esempio con discinesia al picco della dose e deterioramento da fine dose, e per meglio controllare la sintomatologia notturna. Saranno necessari ulteriori studi per determinare se sia vantaggioso l'uso di Madopar a rilascio prolungato anche nella terapia iniziale di pazienti parkinsoniani che non siano stati trattati in precedenza con levodopa da sola o in associazione con un inibitore della decarbossilasi in una forma di dosaggio convenzionale. Posologia con Madopar: è indispensabile determinare individualmente la posologia giornaliera ottimale e raggiungerla con un aumento graduale delle singole dosi. Le seguenti istruzioni sui dosaggi devono essere quindi considerate delle linee guida di carattere generale. Terapia iniziale: per quanto detto sopra, 100 mg più 25 mg o con mezzo compressa di Madopar 200 mg più 50 mg una volta al giorno, e aumentare poi questa posologia con una capsula o una compressa dispersibile di Madopar 100 mg più 25 mg o mezzo compressa di Madopar 200 mg più 50 mg ogni 3 giorni fino al raggiungimento della dose individuale efficace. Nei rari casi in cui sopravvengano effetti collaterali mal tollerati si cesserà di aumentare la posologia o si ridurrà la dose. Alla scomparsa o all'attenuazione degli effetti collaterali si riprenderà l'aumento a ritmo più lento. Per esempio si aumenterà di una sola capsula o di una compressa dispersibile di Madopar 100 mg più 25 mg o di mezzo compressa di Madopar 200 mg più 50 mg per settimana. Il range di dose efficace è compreso tra 300 mg di levodopa / 75 mg di benserazide e 600 mg di levodopa / 150 mg di benserazide pro / die, cioè tra 3 e 6 compresse di Madopar 100 mg / 25 mg pro / die, 1,5, 3 compresse di Madopar 200 mg / 50 mg pro / die, ripartibili in 3 o più somministrazioni. Tuttavia, la dose va strettamente adattata alla risposta del singolo paziente. Nel caso fosse necessario oltrepassare questa dose media, si raccomanda di attendere qualche settimana, perché prima che l'effetto del medicamento si manifesti può trascorrere un periodo abbastanza lungo. Solo raramente si rende necessario somministrare fino a 800 mg di levodopa / 200 mg di benserazide, 1000 mg di levodopa / 250 mg di benserazide pro / die, 4, 5 compresse / die di Madopar 200 mg più 50 mg.
Terapia di mantenimento. La dose media di mantenimento è 1 capsula 1 compressa dispersibile di Madopar 100 mg/25 mg, oppure mezzo compressa divisibile di Madopar 200 mg/50 mg, da 3 a 6 volte al giorno, o comunque in linea con lo schema posologico individuato come efficace dopo titolazione della dose in base alle esigenze del paziente. Non appena raggiunta la dose ottimale, diviene utile il passaggio da Madopar 100 mg più 25 mg a Madopar 200 mg più 50 mg, per ridurre il numero di capsule o compresse da dover assumere. Quando ciò è detta dose ottimale equivale a 6, o più, capsule o compresse dispersibili di Madopar 100 mg/25 mg, queste possono essere sostituite con 3, o più, compresse di Madopar 200 mg/50 mg. Poiché il miglioramento ottenibile con la terapia può subire delle oscillazioni, la ripartizione della dose pro/via in 3 o più somministrazioni va adattata alle esigenze individuali, sia come numero di singole somministrazioni che come loro distribuzione durante la giornata. Passaggio dalla levodopa a Madopar. Quando Madopar deve essere somministrato a malati trattati fino a quel momento con sola levodopa, sarà opportuno attenersi al seguente schema. Diminuire la dose di levodopa progressivamente fino a quando i sintomi parkinsoniani ricompaiono o si accentuano. Sostituire allora ogni singola dose di 500 mg di levodopa con una capsula o una compressa dispersibile di Madopar 100 mg più 25 mg o con mezzo compressa di Madopar 200 mg più 50 mg compresse divisibili, la cui efficacia corrisponde appunto a quella di 500 mg di levodopa. Osservare il malato per una settimana e, se necessario, aumentare poi la dose di Madopar fino al conseguimento di un soddisfacente miglioramento, schema identico a quello valido per i malati mai trattati con levodopa. Passaggio alla terapia con Madopar 100 mg più 25 mg capsule rigide a rilascio prolungato in tutti quei pazienti che presentano ampie oscillazioni nella risposta terapeutica durante il corso della giornata. Si raccomanda di suddividere la dose giornaliera in un maggior numero di somministrazioni o preferibilmente di usare Madopar a rilascio prolungato. Il passaggio alla terapia con Madopar a rilascio prolungato può essere effettuato da un giorno all'altro, mantenendo la stessa dose giornaliera e la stessa frequenza di assunzione. Dopo 2-3 giorni la dose va gradualmente incrementata di circa il 50% a causa della minore biodisponibilità di questa speciale forma a lento rilascio. I pazienti devono essere informati della possibile comparsa di un peggioramento momentaneo delle loro condizioni. Madopar a rilascio prolungato, per le sue proprietà farmacocinetiche, inizia la sua attività in circa 3 ore. Si possono raggiungere livelli plasmatici efficaci più rapidamente somministrando Madopar a rilascio prolungato in associazione con capsule o compresse convenzionali o compresse dispersibili. Questo può portare giovamento in particolare nella somministrazione della dose del mattino, che deve essere preferibilmente un po' più alta di quelle successive. La ricerca della dose individuale ottimale di Madopar a rilascio prolungato deve essere effettuata lentamente e con molta attenzione, attendendo almeno 2-3 giorni prima di variare le dosi. Qualora la risposta a Madopar a rilascio prolungato risultasse insoddisfacente anche a dosi giornaliere corrispondenti a 1500 mg di levodopa, è preferibile tornare al trattamento precedente con capsule o compresse convenzionali o compresse dispersibili. Nel caso di pazienti che rispondano in maniera eccessiva al trattamento, con insorgenza di discinesie, piuttosto che intervenire riducendo le singole dosi, andrà aumentato l'intervallo tra le somministrazioni. In pazienti con ipocinesia notturna sono stati riportati risultati positivi a seguito del graduale incremento dell'ultima dose serale fino a 3 capsule di Madopar a rilascio prolungato da assumersi prima di coricarsi. I pazienti devono essere attentamente controllati allo scopo di evidenziare la possibile insorgenza di effetti collaterali a carico della sfera psichica. Lo schema posologico deve essere attentamente valutato a livello individuale in tutti i pazienti. La somministrazione di Madopar deve durare almeno 6 mesi prima che possa essere espresso un giudizio di inefficacia alle dosi medie. Come per tutte le terapie di sostituzione, il trattamento deve essere continuo. Popolazioni speciali con promissione renale ed epatica. La sicurezza e l'efficacia di Madopar non sono state stabilite, vedere paragrafo 5, 2. Modo di somministrazione: le capsule devono essere inghiottite intere e non aperte o disciolte in liquidi o masticate. Le compresse dispersibili possono essere deglutite sia intere sia dopo essere state mescolate con un quarto di bicchiere d'acqua, circa 25-50 ml. Non utilizzare succo d'arancia, perché l'efficacia del prodotto verrebbe diminuita. Le compresse si disperdono completamente entro pochi minuti, dando al liquido un aspetto opalescente. Bere il liquido entro mezz'ora da quando è stato preparato, ricordandosi di mescolare bene prima dell'assunzione.
ma Dupar deve essere preso possibilmente 30 minuti prima o un'ora dopo i pasti, in modo che l'effetto competitivo delle proteine alimentari sull'assorbimento della levodopa possa essere evitato, vedere paragrafo 4, 5, e per facilitare un più rapido inizio dell'azione. Effetti indesiderati gastrointestinali, che possono verificarsi soprattutto nelle fasi iniziali del trattamento, possono essere ben controllati assumendo il farmaco insieme ad uno spuntino a basso contenuto proteico, ad esempio biscotti, o a liquidi, oppure attraverso un graduale aumento del dosaggio. Controindicazioni per sensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Ma Dupar non deve essere somministrato in associazione con gli inibitori non selettivi delle monoaminossidasi, MAO, a causa del rischio di insorgenza di crisi ipertensive. Viceversa, gli inibitori selettivi della MAO-B, come la selecilina o la rasacilina, o inibitori selettivi della MAO-A, come la moclobemide, non sono controindicati. L'associazione di un inibitore MAO con un MAO-B equivale alla somministrazione di un inibitore non selettivo e quindi non deve essere prescritta in concomitanza con Madupar, vedere paragrafo 4, 5. È inoltre controindicato nelle malattie endocrine, ad esempio feocromocitoma, ipertiroidismo, sindrome di Cushing, renali, eccetto pazienti dializzati affetti da sindrome delle gambe senza riposo, epatiche e cardiache gravemente scompensate, per esempio aritmie cardiache gravi e insufficienza cardiaca, nella fase acuta dell'infarto miocardico, nelle psicosi e psiconevrosi gravi, nel melanoma maligno, possibile attivazione da parte della levodopa e lesioni cutanee sospette non diagnosticate, nel glaucoma ad angolo acuto. Non va somministrato a pazienti di età inferiore a 25 anni, a causa della incompletezza dello sviluppo scheletrico. Ma Dupar non deve essere somministrato alle donne in gravidanza, né alle donne in età fertile in assenza di un'adeguata protezione contraccettiva, vedere paragrafo 4, 6. Questo medicinale contiene olio di soia, pertanto è controindicato nelle persone allergiche all'arachidi o alla soia. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Rigorosi controlli vanno effettuati in caso di pazienti con anamnesi positiva per ulcera gastroduodenale e per osteomalacia. Glaucoma. I pazienti affetti da glaucoma ad angolo aperto vanno sottoposti a regolari, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazioni di tipo farmacocinetico. La somministrazione concomitante del farmaco anticolinergico triesitrenidile cloridrato con dosaggi standard di Madupar capsule o compresse divisibili riduce la velocità, ma non l'entità dell'assorbimento della levodopa. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Madupar insieme ad altri farmaci come Clopixol, compressa rivestita, Clopixol, gocce, Clopixol, soluzione, uso interno, Clopixol, soluzione, uso interno, Difometre, Droperidol Wigma, Jeffer, Isaprandil, Largactil, Malox Nausea, Metoclopramide Accord, Metoclopramide Salf, Mutabon Ansiolitico, Mutabon Antidepressivo, Mutabon Forte, Mutabon Mite, Neuleptil, Nicozid, Nozinan, Plasil, compressa, Plasil, soluzione, uso interno, Rifater, Rifina, Stemetil, Sicrest, compressa sublinguale, Trilafon, Xumolix, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere Madupar durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Madupar durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Studi condotti sugli animali hanno dimostrato una tossicità embriofetale, vedere paragrafo 5, 3. Sulla base di questi risultati Madupar è controindicato durante la gravidanza, vedere paragrafo 4, 3. Se una donna, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Madupar può alterare la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Pazienti in trattamento con levodopa che presentino episodi di sonnolenza e barra o di attacchi di sonno improvviso devono essere informati di astenersi dalla guida o dall'intraprendere qualsiasi attività in cui un'alterata attenzione potrebbe esporre loro stessi o altri al rischio di grave danno o di morte, ad esempio l'uso di macchinari, fino a quando tali episodi ricorrenti e la sonnolenza non si siano risolti, vedere paragrafo 4, 4. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati dovuti all'attività periferica della dopamina ed osservati in corso di terapia con levodopa risultano sensibilmente ridotti come frequenza e gravità con l'uso di Madupar. Riassunto del profilo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. I sintomi da sovradosaggio sono qualitativamente simili agli effetti indesiderati di MADUPAR alle dosi terapeutiche, ma più severi come entità. Il sovradosaggio può portare effetti indesiderati cardiovascolari, per esempio aritmie cardiache, disturbi psichiatrici, per esempio confusione e insonnia, effetti gastrointestinali, per esempio nausea e vomito, e movimenti involontari anomali, vedere paragrafo 4.8. Sindrome da disregolazione dopaminergica, DDS. Un piccolo numero di pazienti presenta disturbi cognitivo-comportamentali che possono essere direttamente attribuiti all'assunzione del farmaco in quantità maggiori rispetto a quelle consigliate dal medico e ben oltre i dosaggi richiesti per trattare le loro alterazioni motorie, vedere paragrafo 4.4. Se un paziente ha assunto una dose eccessiva di MADUPAR in una forma a rilascio controllato, capsule a rilascio prolungato, l'insorgenza dei sintomi potrebbe essere ritardata a causa del ritardo nell'assorbimento del principio attivo a livello dello stomaco. Trattamento: monitorare i segni vitali del paziente e istituire misure di supporto adeguate alla sua condizione clinica. In particolare, i pazienti possono richiedere il trattamento sintomatico degli effetti cardiovascolari, per esempio con antiaritmici, o degli effetti sul sistema nervoso centrale, per esempio con stimolanti respiratori, neurolettici. In aggiunta, nel caso di formulazione a rilascio controllato, si deve prevenire l'ulteriore assorbimento del farmaco con un metodo appropriato. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Antiparkinsoniano agenti dopaminergici. Levodopa ed inibitori della decarbossilasi, codice ATC, N04BA02. La dopamina, sostanza che svolge il ruolo di mediatore chimico a livello dei nuclei grigi centrali. Proprietà farmacocinetiche: MADUPAR a rilascio prolungato è una formulazione speciale che garantisce un rilascio protratto nel tempo dei principi attivi a livello gastrico. Assicura quindi la permanenza di livelli plasmatici terapeutici di dati preclinici di sicurezza carcinogenicità. Non sono stati condotti studi di carcinogenicità. Mutagenicità: MADUPAR i suoi componenti, levodopa più benserazide, non sono apparsi mutageni nel test di Ames. Non sono disponibili ulteriori dati. Elenco degli eccipienti MADUPAR 100 mg più 25 mg capsule rigide. Contenuto della capsula: povidone K30, talco, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, opercolo della capsula. Gelatina: ossido di ferro rosso, E172, titanio diossido, E171. Farmaci equivalenti: i farmaci equivalenti di MADUPAR a base di levodopa più benserazide sono levodopa più benserazide Teva Italia. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.